riprenderei un po' il suo discorso soffermandomi un po' sull'attività di ricerca che ha fatto Giancarla tanti anni fa con le sue classi elementari sulle fonti d'acqua che stavano anche dentro Cori, cioè non solo fuori di Cori ma anche dentro Cori. Ecco, quello che sei riuscita a ricostruire. Noi abbiamo fatto le escursioni fuori Cori alla ricerca delle sorgenti, sul consiglio di Pietro Vitelli. Io l'ho accolto questo consiglio, lui ce l'ha proposto e l'abbiamo portato avanti. Quindi siamo andati alle varie fonti, siamo andati alla Fontana Ballarina, siamo andati a Formale Nuovo e a Torretta Pura, a Torretta Corano. Quindi esternamente c'erano le sorgenti che erano sorgenti che provenivano dal sottosuolo ma anche che scendevano dalle montagne. Il problema a Cori era diverso, perché Cori aveva bisogno di acqua, l'abitato di Cori. E le case avevano, chi aveva case importanti, avevano il pozzo dentro casa. Scavato nella roccia? Avevano dei pozzi, e i pozzi dentro i palazzi di Cori, in questa zona ce n'erano tanti, che era una zona importante, erano tutti, certo, questo è dei prosperi, erano tutti quanti collegati tra di loro e sicuramente facevano capo a un sistema di canalizzazioni romane, di cisterne romane, si svuotava una e si riempiva l'altra, perché da Peppino Vento, da tuo padre, c'era un pozzo che andava a finire sotto l'arco della casa accanto. Ecco, accanto a quell'arco c'era la casa della Saroccona, anche lì c'era un pozzo. E poi c'era un pozzo sotto casa mia, che a sua volta alimentava, quando mancava quello di Piazza Montagna, alimentava il frantoio a Piazza Montagna di Giupponi. E il tubo di quel pozzo di sotto casa mia, e che sotto casa mia il pozzo ancora c'era un tubo grande che era messo arrotolato e attaccato al muro, che loro lo tiravano fuori, cioè aveva un apparecchio tipo beccuccio, che se loro lo muovevano facevano in modo che il tubo aspirava l'acqua, poi mettevano la bocca all'esterno di via Pelasga e portavano tutto quanto alla piazza Montagna. Anche se Piazza Montagna sotto ha una grande cisterna romana. E questa cisterna romana era utilizzata anche, io l'ho saputo, l'ho scoperto perciò ho 10 anni. Scusa, Piazzetta Montagna o Pozzo Dorico? Piazzetta Montagna, no, perché si tratta di Pozzo Dorico. No, Pozzo Dorico sono due cose diverse. Ho detto prima che erano collegate da vari. C'erano acque che erano collegate tra di loro. Una si svuotava e l'altra si riempiva, perché questo era un paese, certo. Una collina. A scala. C'era il forno a Piazza Montagna, no? Noi ce lo ricordiamo, ecco, che lo tenevano le Grazielle. Quel pozzo, cioè quel forno, non so se tu lo sai o se tu lo ricordi. A destra, appena entravi, c'era come una porticina che scendevi giù. No, stava chiusa quando me lo ricordo. Ecco, stava chiusa. Perché è stata chiusa? È stata chiusa per due motivi. È stata chiusa perché, primo, quella porticina con la scala andava a finire in una grande cisterna. Poi dirò chi, dico il nome di chi me l'ha detto, perché ce l'aveva in affitto. E poi perché quella cisterna che sta lì sotto era collegata con tutti i cunicoli che stanno nella zona. Certo. E chi sotto è tutto un cunicolo. Esatto. Ecco. E chi sotto è tutto un cunicolo. Allora, a me me lo raccontò che era una bambina, Giovanna Corsetti, che era la sorella di Raniero. Parlando con mia madre, gli ricordò che quando lei era bambina, non so chi a casa sua c'aveva il forno, andava giù e raccontava che quella porticina che è stata chiusa con le scale andava sotto Piazzetta Montagna, dove c'erano grandi vasche e colonne con l'acqua.
Quindi io parlo di 100 anni fa. Perché Giovanna Cossetta era nel 1903. Non esisteva questa officina, siete che l'erano chiusa. L'avevano chiusa perché era problematico. E su quella, cisterna c'è anche l'ingresso, perché poi me l'ha detto tanti anni fa Mario Giupponi, ha fatto quella alla fine. C'era il forno dei Giupponi, di Mario Giupponi, all'ingresso, sotto l'ingresso, cioè le scale che vanno sotto a prendere l'acqua. Quindi aveva sia l'acqua della cisterna, che poi aveva la possibilità, tramite l'acqua, di far girare e di pulire le olive. Io non lo so com'era la situazione, però mi ricordo che ero bambina piccolissima e io vidi un asino che c'era al centro, una grande mola alta così di peperino con il buco, e c'era un asino che girava questa ruota. Beh, sì. E lo frustavano. Quindi le olive anche così si facevano, perché mi ricordo sto mulino che girava.